Buongiorno, sono Elena Berardi, eh, responsabile della catalogazione dei beni fotografici per l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. E, mh, se da una parte eh, esiste la mh, catalogazione della singola fotografia e/o di insiemi di fotografie. Eh, di album dall'altra esiste una scheda specifica per la catalogazione eh, dei fondi fotografici eh, di recente eh, pubblicazione nel senso che sono eh, neanche dieci anni che eh, la, la, la scheda è stata validata pubblicata e utilizzabile dalle istituzioni la scheda FF, la scheda per la descrizione dei fondi fotografici, ha avuto una lunga gestazione prima di essere pubblicata. Ne fu ideatrice Corinna Giudici della eh, Sovrintendenza per i Beni Storico-Artistici, allora della eh, Regione Emilia-Romagna di Bologna, e eh, mh, ne definì un primo modello, una prima strutturazione. E con il suo entusiasmo, coinvolse una serie di istituzioni, tra cui appunto l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che eh, l'ha affiancata in questa operazione: quella cioè di redigere una scheda DOC utile a de descrivere i fondi fotografici non ha quindi eh, versioni eh, di aggiornamento, ma nasce nel 2016 con ehm, già in versione 4 e viene pubblicata eh, e quindi ehm, prima di un periodo di sperimentazione, appunto nel eh, 2016, e nel periodo in cui sempre più marcato si faceva l'interesse. Per l'archivio fotografico in quanto tale. Eh, una serie di studi eh, mh, sono confluiti eh, sugli archivi fotografici in particolare e eh, intesi come eh, portatori di conoscenza. L'archivio fotografico che di, di per sé svolge una funzione fondamentale per, come supporto appunto come, eh, per gli studi eh, dedicati alla fotografia. L'archivio fotografico afferisce per sua natura a vari ambiti eh, disciplinari. E, e possono trovarsi fondi fotografici all'interno di archivi istituzionali o privati e, e hanno man mano assunto un ruolo sempre di maggior rilievo perché sono oggetti specifici e da ind indagare nella loro uh, strutturazione, nella loro morfologia, non sono certamente e non corrispondono certamente alla somma delle singole fotografie. Che li compongono. Ed è questa la ragione per cui negli ultimi anni istituzioni, sia pubbliche che private, ehm, sono state eh, a, molto attive nel promuovere iniziative di catalogazione e valorizzazione di fondi fotografici. Ma a cosa corrisponde la scheda eh, FF? Intanto è uno strumento conoscitivo, è uno strumento progettuale e mh, si rivolge ad una mh, pluralità di soggetti istituzionali che conservano fotografia. La scheda eh, offre in particolare l'opportunità di indagare sulle ragioni per le quali le fotografie sono state commissionate, prodotte, acquistate spesso eh, in compresenza con altri elementi in grado di conferire un, un loro un senso maggiormente eh, compiute, eh, compiuto, qualora eh, collocate eh, entro album incollate a cartoncini di supporto con scritte didascalie. In accompagnate da registri o da altri documenti. Molto spesso eh, gli archivi fotografici eh, non sono solo costituiti da fotografie, ma anche da altri elementi che concorrono. A eh, specificare il senso di, di produzione proprio del, dell'archivio fotografico in quanto tale, quali sono state le ragioni eh, della sua esistenza. Naturalmente la descrizione dei fondi fotografici richiedere un'analisi, uno studio articolato, strutturato, e, maggiore di quanto non richieda una singola fotografia o un insieme di fotografie, e, proprio perché si tratta di indagare su una struttura estremamente, che può essere estremamente complessa. E poi si tratta di descrivere un corpus, un corpus che può essere più o meno omogeneo nelle sue componenti. E le informazioni che scaturiscono eh, dallo studio del fondo vanno così strutturate, incasellate dal catalogatore nei paragrafi che ha a disposizione all'interno della scheda. I sistemi di fruizione eh, dei dati dell'ICCD sono costituiti dal SIGEC web, nel quale materialmente si redigono le schede di catalogo, e dal catalogo generale dei beni culturali. Nel catalogo sono pubblicate le schede fondo di 23 su circa eh, 87 fondi fotografici che eh, l'istituto conserva, che l'istituto centrale per il catalogo e la documentazione conserva e per cui abbiamo sperimentato immediatamente la versatilità della scheda proprio sui nostri fondi fotografici e mh, devo dire eh, con mio notevole stupore che non è stata ancora così largamente utilizzata. Sì, varie istituzioni ehm, ne fanno uso, eh, di questo ne sono certa. Eh, la Fondazione Zeri ehm, e ancora altre istituzioni, la Regione Emilia-Romagna, ehm, Emilia così come eh, la Regione Lombardia. Ma, e nel SIGEC, attualmente sono presenti nel, nostro, nel catalogo generale dei beni culturali, sono attualmente presenti solo le 23 schede eh, prodotte eh, dall'ICCD. Come faccio ad accedere a queste risorse? Naturalmente eh, vado ad interrogare beni culturali. Beh, scusate beni fotografici e qui eh, interrogando per fondi ho uh, una, tutti i fondi alcuni fondi alcuni tre fondi ehm, di cui è stata ehm, redatta la scheda ff quindi l'archivio cisterna eh, monti eh, l'archivio chigi ehm, l'archivio cugnoni Porremo una particolare attenzione. E in questa lezione al eh, fondo della Direzione Generale Antichità e Belle Arti e, e vedremo quindi come si eh, realizza una scheda FF, ehm, esaminando nel dettaglio eh, questa, questa scheda perché il fondo della Direzione Antichità eh, e Belle Arti è un esempio eh, virtuoso eh, di tutte le operazioni che debbono essere compiute. Eh, all'interno uh, di un'istituzione per dar rilievo ad un fondo di particolare pregio e rilevanza. Dunque il fondo della Direzione Generale Antichità e Belle Arti di cui l'Istituto, l'ICCD, conserva eh, il patrimonio fotografico e l'archivio centrale dello Stato conserva le carte eh, corrispondenti, si formò in circa un, un secolo di storia dal 1870 più o meno fino al 1973 quando le competenze eh, in materia di eh, patrimonio culturale e beni culturali transitarono dalla pubblica istruzione al neonato Ministero dei Beni Culturali. E con l'occasione l'archivio fotografico eh, venne ricongiunto a quello del gabinetto fotografico nel 1975 e le carte corrispondenti versate più riprese all'archivio centrale dello Stato. Si tratta di un corpus di circa 200.000 fotografie, quindi potete immaginare, costituisce di per sé una eh, fototeca in qualche modo e eh, in questi anni il fondo è stato sottoposto ad una filiera di eh, lavori tutti volti alla valorizzazione è stato condizionato laddove, ehm, laddove non, non era stato eh, precedentemente ehm, fatto negli anni precedenti, eh, è stato inventariato eh, analiticamente ehm, tutto è in corso adesso l'ultima parte ed è stato realizzato anche all'origine eh, di questo progetto di recupero e di studio del fondo uno studio di fattibilità eh, eseguito da Pierangelo Cavanna eh, per l'istituto proprio per eh, comprendere quale fosse la modalità eh, migliore per eh, valorizzarne i contenuti. E poi è stato sottoposto a condizionamento, e a, in alcune parti a restauro, i vari i fototipi e così via. È un fondo di soli positivi. Dunque, per questo fondo è stata redatta la scheda che adesso eh, esamineremo. Certo, c'è da dire... Che ehm, i beni fotografici sono un ehm, e gli archivi fotografici ehm, costituiscono per gli studiosi un eh, l'analisi quindi degli archivi fotografici costituisce un vero e proprio work in progress non difficile mettere un punto perché sono eh, forieri eh, di ehm, di cultura, di conoscenza, eh, per cui eh, una scheda a fondo ne rispecchia eh, lo status in un determinato momento, in quell'anno, in quel giorno, in quel momento eh, di studio, ma eh, naturalmente le cose possono evolvere, si può continuare a studiare, possono emergere. Poi nel tempo ancora eh, delle, eh, diciamo delle indicazioni rilevanti, degli studi, possono essere oggetto di studi rilevanti, allora a quel punto la scheda può anche essere eh, aggiornata. Il catalogo generale, come per le singole fotografie, così anche per i fondi naturalmente, eh, fornisce una schedina di massima in cui vengono riassunti i vari dati. Ad esempio, qui vediamo alcuni degli autori eh, presenti nel fondo, le cui fotografie sono presenti nel fondo del Ministero della Pubblica Istruzione, che abbiamo denominato una volta eh, entrato eh, nel nell'istituto e eh, fondo mp e, e mh... bene poi vedremo nel dettaglio e, mh... Due schede, quindi scheda F e scheda FF volte allo studio della fotografia, la descrizione della fotografia, realizzate quindi la F nel suo aggiornamento e la FF nella sua pubblicazione, entrambe nel 2016. E sono il risultato entrambe di un percorso che è stato compiuto, non è un caso ehm, che siano state pubblicate proprio nello stesso periodo perché con la pubblicazione di queste schede si chiude un circolo virtuoso ehm, per il raggiungimento del quale l'Istituto si è impegnato molto ehm, e che vuol dire anche provvedere alla tutela, alla valorizzazione del rilevante patrimonio che consente. Quindi la scheda eh, FF descrive il fondo analiticamente, in particolare quali sono gli insiemi di informazioni eh, che, si vuole, che si vogliono esplicitare, intanto la strutturazione del fondo relativamente alle sue articolazioni e partizioni interne, la descrizione de fisica del fondo, quella semantica. Le varie responsabilità autoriali e le analisi, le, eh, diciamo, il, il racconto delle vicende che hanno determinato la formazione del fondo. Di quel fondo. Qui vediamo la scheda catalografica in SIGEC Web. Come vedete, abbiamo 20. Paragrafi. Quelli contrassegnati dall'asterisco rosso sono quelli obbligatori, quelli che dobbiamo compilare necessariamente. E quindi siamo posizionati sulla scheda e andiamo a vedere adesso nel dettaglio. Siamo nel ehm, paragrafo relativo eh, all'oggetto. Eh, salto il paragrafo dei codici perché eh, già ehm, l'abbiamo visto con, con la scheda F, sono i codici relativi proprio a quella scheda di catalogo, quindi anche la scheda fondo avrà un suo numero di catalogo generale che lo contraddistinguerà eh, inequivocabilmente, quello è il numero che viaggia eh, con la catalogazione di quel fondo. E, e Nel caso del fondo del Ministero della Pubblica Istruzione, e, dobbiamo specificare l'ambito di tutela. Quindi è un fondo se, eh, di natura storico-artistica. Lo facciamo afferire a questo ambito di tutela. E, naturalmente esiste un vocabolario eh, che il catalogatore eh, dal cui. Nel quale il eh, catalogatore dovrà scegliere il termine di pertinenza e poi ancora va specificato l'ambito di tutela obbligatoriamente, la categoria cui il bene afferisce. E in questo caso si tratta di documentazione del patrimonio culturale. Perché? Per, perché il fondo MP è costituito da una quantità notevolissima di campagne fotografiche effettuate su territorio nazionale. Nel corso appunto di un secolo di storia, e poi all'interno del fondo esistono anche dei subfondi eh, di autori specifici. Penso a Moscioni, penso al sub fondo Ferper, vari altre eh, al, al fondo Cappellani. Sono tutti eh, fondi e, mh, eh, autoriali eh, presenti all'interno del fondo. Nel suo complesso eh, il fondo quindi si riferisce a, eh, contiene documentazione del patrimonio culturale e anche qui ho un vocabolario a disposizione. Vedete, il eh, vocabolario eh, per l'ambito di tutela è... Eh, archeologico, architettonico e paes eh, paesaggistico, etno storico-artistico. Diciamo che eh, in questo fondo MP eh, gli ambiti di tutela mm, ci sono tutti, ma eh, genericamente diciamo quello storico-artistico è il prevalente, il maggiormente rappresentato e quindi individuiamo quello. Si riferisce e la documentazione si può riferire al patrimonio archeologico, a quello architettonico e così via. E, e vedete, abbiamo un vocabolario, e per questo fondo in particolare, la documentazione del patrimonio culturale è la voce di vocabolario che maggiormente si eh, adatta. Ma come definire un fondo fotografico? E eh, nel campo oggetti di definizione siamo proprio chiamati a darne una definizione puntuale, perché in base alle caratteristiche che determinano eh, l'unitarietà del fondo, eh, dobbiamo eh, trarre, appunto, dobbiamo... Eh, arrivare a, a definire e a esplicitare quali sono gli elementi di costituzione, sedimentazione conserva e conservazione in base alle caratteristiche qui in questo campo specifico che dobbiamo eh, fornire specie, questa mh, specifica. Eh, Connotazione del fondo: dobbiamo scegliere tra eh, un insieme di eh, termini che vanno appunto si tratta di un archivio. Che cos'è un archivio? È un insieme organico di fototipi con o senza documenti eh, connessi al fondo, eh, formato e sedimentato e usato da una determinata persona, famiglia o ente nello svolgimento delle proprie attività personale professionale familiare, familiare o istituzionale, oppure potrebbe trattarsi di una collezione o di una raccolta o di una fototeca o di un accumulo o di un complesso di fondi. Bene, allora il catalogatore dovrà capire che tipo di oggetto sta eh, catalogando, quali siano le caratteristiche eh, intrinseche del fondo e eh, scegliere quindi eh, la definizione che eh, si attaglia a quella tipologia specifica. E, c'è un vocabolario naturalmente di riferimento e le stesse norme della scheda al cui il catalogatore eh, dovrà riferirsi. Come vedete, nel caso eh, del fondo eh, della pubblica istruzione, eh, noi avremo l'indicazione e forniremo l'indicazione che si tratta di un archivio e in particolare che si tratta di un archivio istituzionale e, e qualche campo mh, più mh, dopo in OGTC consistenza composizione, daremo anche una sintetica descrizione ehm, della strutturazione del fondo, della, della, ehm, sì, proprio della configurazione stessa del fondo. Il vocabolario è questo, come vi dicevo, il catalogatore dovrà scegliere tra vari termini, quindi accumulo, archivio, collezione, complesso di fondi, diateca, fototeca, raccolta e si tratta di un vocabolario aperto, in questo caso. Dovrà poi essere specificata nel campo GTT e tipologia, le, mh, appunto dovranno essere specificate le, car le caratteristiche di costituzione del fondo. Quindi nell'apposito campo vengono specificate... Ehm, non tutte, ma quelle che più di altre eh, caratteristiche hanno eh, contribuito a ehm, definire la natura di sedimentazione del fondo in relazione all'attività del soggetto produttore e quindi che specificano le ragioni di costituzione del fondo. Nel sottocampo va indicata la tipologia prevalente anche quando questa non sia esclusivamente la sola individuabile. Ma in ogni caso bisognerà eh, indicare nel vocabolario la prevalente e poi nel campo notizie storico-critiche, vicende archivistiche, il catalogatore avrà modo di soffermarsi su eh, qualora eh, sia necessario, su ulteriori informazioni eh, al riguardo. E tale campo è, è corredato da un vocabolario aperto. Come vedete, quindi il fondo può essere aziendale, familiare, istituzionale, professionale, e, ma potrebbe essere e, personale e, e istituzionale in qualche modo. E potrebbe quindi avere una, diciamo, um, più di una um, caratteristica uh, di costituzione, ma appunto, come dicevo, va comunque scelta la uh, prevalente. E come vedete, questa eh, slide eh, è tratta da SIGEC e qui abbiamo una serie di eh, archivi raccolte e eh, costituzioni, quindi una serie di schede, ognuna connotata da termini specifici. Quindi nel caso del fondo eh, Tuminello sappiamo che è un archivio professionale, nel caso del fondo della direzione generale appunto di MP è un archivio istituzionale. Oppure nel caso del fondo Chigi si tratta di una, um, di una raccolta amatoriale e così via. Quindi eh, è qui che va specificata la natura eh, del, di, di formazione in questi campi. E poi ancora eh, va fornita eh, anche eh, la descrizione sintetica delle caratteristiche del fondo è un testo ehm, libero e eh, consistenza composizione in cui ehm, è necessario fornire numeri la consistenza dal punto di vista fisico e, e delle quantità del fondo e seguono poi informazioni sull'ordinamento eh, che può essere uno o più di uno, Ho realizzato quindi con varie modalità. E quindi ancora vedete qui proiettata nella slide eh, i campi che via via vengono compilato, compilati. E... Ma nel descrivere il fondo fotografico ci troviamo in presenza di un bene semplice o di un bene complesso? E di un bene complesso completo o un bene complesso eh, incompleto? Allora mi soffermo sui primi due eh, termini, sui primi due termini del vocabolario eh, di OGTV eh, in cui io dovrò eh, specificare di fronte a quale tipo di oggetto mi trovo della scheda FF. E, è un bene semplice se io catalogo il fondo fotografico eh, unicamente, quindi una sola scheda di catalogo, ma sarà un bene complesso qualora io intenda catalogare il fondo. E poi anche i subfondi che adesso afferiscono. Qualora io voglia catalogare eh, il fondo um, Moscioni che si trova, è un insieme di 2000 fotografie che si trovano raccolte eh, all'interno del fondo della direzione, del, eh, direzione Generale Antichità e Belle Arti, dovrò compilare un'altra scheda fondo, quella del fondo Mas Moscioni, e necessariamente metterle eh, in relazione le due schede, perché una fa parte dell'altra per cui dovrò operare anche una serie di combinazioni come eh, il numero eh, di mh, catalogo generale che verrà attribuito alla scheda madre, la scheda del fondo eh, MP e eh, mh, ereditato anche dalla scheda figlia eh, fondo Moscioni e mh, definirò però qui, io mi trovo nella scheda del fondo MP e eh, Necessariamente lo dovrò eh, definire come bene complesso, proprio perché è un insieme di beni che costituiscono quel bene, o perlomeno a quel bene sono legate a grappolo una serie di altri beni. Passiamo alla denominazione. E qual è la denominazione il titolo del fondo? Beh, la denominazione può essere eh, propria, avere un titolo proprio, oppure essere un titolo eh, attribuito. Viene riportata quindi la denominazione il titolo del fondo, che può essere anche più di una nel corso del tempo. Questo è un campo obbligatorio che deve essere o riportato qualora esista, oppure attribuito dal catalogatore. Nel campo note che segue subito dopo, bisogna specificare le motivazioni per cui il. Ehm, c'è un vocabolario anzi, in cui eh, bisogna specificare le motivazioni per cui il titolo viene eh, attribuito. Come vedete, è un vocabolario chiuso, nel quale dovremmo specificare che tipo di titolo E stiamo scegliendo, stiamo esprimendo più che altro. E poi ancora e quindi e dovrò esprimere le quantità: quanti fototipi sono eh, conservati all'interno di quel determinato fondo e il trattamento catalografica, eh, catalografico che io voglio riservare a quella tipologia di bene. E, e appunto si tratta di una scheda unica o di una scheda d'insieme. Questa è il primo, eh, diciamo la prima scelta che il catalogatore deve mh, operare eh, di fronte a cosa, eh, quale oggetto vuole descrivere, eh, un'unica scheda oppure una scheda di insieme, perché per scheda unica intendiamo che il bene eh, viene descritto con una sola scheda, per scheda di insieme che il bene viene individuato come bene complesso come avevamo visto poco fa e che la eh, scheda che si sta redigendo è quella che lo descrive in generale, cioè scheda mea, madre. Quindi la scheda MP è una scheda madre. E che eh, evidentemente avrà poi eh, collegata a sé altre schede, le schede figlie. Questo tipo di relazioni esistono naturalmente anche per la scheda F. E per la scheda F io ehm, posso avere la necessità di catalogare un album, per cui ehm, alla scheda madre la scheda dell'album vengono collegate attraverso lo stesso numero di catalogo generale le schede figlio, ovvero sia le varie fotografie che a quell'album afferiscono. Quindi scheda unica, scheda d'insieme. Il fondo può essere omogeneo. Quindi io lo descrivo semplicemente con una scheda di lo con una scheda di catalogo, e, mh, eh, compilando mh, paragrafo dopo paragrafo, ma potrei avere all'interno del fondo varie partizioni eh, le quali potrebbero eh, essere. Eh, mh, per qualche motivo eh, descrivibili una duna eh, o da evidenziarsi una duna e allora è proprio nel paragrafo delle partizioni che dovrò andare a compilare le parti significative eh, che afferiscono al fondo che sto catalogando, quindi all'interno del fondo possono essere individuate nelle str suddivisioni strutturali di carattere logico che si determinano quando l'insieme degli elementi sono accomunati da criteri di produzione e sedimentazione o dalla particolarità del soggetto trattato o dall'autorialità del fotografo. Da criteri individuati dal catalogatori che possono eh, indurre a ritenere la partizione un nucleo omogeneo, strutturato e riconoscibile. E, quindi, nel caso del fondo della direzione generale antichità e belle arti eh, posso sia collegare subfondi esterni alla scheda ma sia anche compilare parti della scheda che riguardano delle, se delle sezioni eh, tematicamente unitarie ad esempio eh, all'interno di questo fondo esiste tutta una parte relativa a fotografia di musei eh, stranieri e è un insieme un corpus di circa 20.000 fotografie all'interno delle 200.000 del fondo e quindi a pieno titolo eh, è meritevole essere eh, descritto eh, con una parte partizione eh, specifica. E poi ancora altri dati eh, sono presenti nella scheda, ad esempio quello eh, relativo alle localizzazioni, dove si trova il fondo. E dove si trova in particolare, dove ha sede, quindi nel caso dei fondi dell'ICCD, ehm, io so che ehm, il, questo fondo ha sede presso l'ospizio apostolico ehm, conserv del Conservatorio delle Zitelle, ovvero sia negli uffici dell'Istituto Centrale per il Catalogo e della Documentazione, ehm, sito in eh, via di San Michele 18 presso l'istituto centrale per il catalogo e la documentazione di tutti questi dati che devo fornire ehm, per la localizzazione come vedete ehm, obbligatori sono solo due ovvero sia l'indicazione della tipologia e l'indicazione dell'indirizzo e ehm, particolare importanza eh, riveste la descrizione del bisogna riportare il soggetto produttore il soggetto eh, conservatore quindi sono campi eh, di particolare eh, rilevanza perché ci fanno capire le ragioni stesse di produzione di quel fondo e soprattutto eh, il, il soggetto produttore ci illumina eh, sui processi di produzione e quindi il soggetto produttore è la persona o l'ente che ha prodotto, sedimentato e conservato la documentazione nello svolgimento della propria attività personale o istituzionale. Il soggetto conservatore è il detentore depositario conservatore, proprietario del fondo, sul quale ricade la responsabilità della conservazione e valorizzazione del fondo. Naturalmente eh, tutte queste entità rientrano all'interno dell'autority file, che è un archivio eh, parallelo a quello del catalogo nel quale eh, trovano spazio eh, i nomi, le entità eh, autoriali. E poi ancora vengono riportati, però, all'interno della stessa scheda anche gli autori della fotografia. Non c'è un numero preciso. Ad esempio, pensate in un fondo di 200.000 fotografie, quanti autori? Naturalmente, eh, se ne, si sceglierà di indicare solo i più eh, rilevanti, perché il campo è ripetibile, naturalmente. E come vedete. E possono essere eh, riportati nomi eh, importati direttamente dal, dal, dall'archivio di authority e hanno un loro codice identificativo, eh, ad esempio in questo caso eh, broggi, vengono indicate eh, se eh, alcuni dati, ad esempio esiste un vocabolario chiuso, se si tratta eh, di un o di un autore personale e le indicazioni cronologiche e il, il ruolo che in questo caso appunto è fotografo e così via e come vedete se ne possono esprimere più di uno e utilizzare eh, la ripetitività poi segue il pala il paragrafo nel, relativo ai dati patrimoniali e allora il fondo è stato inventariato chi ha denunciato uh, al um, il, il, il patrimonio alla um, allo, allo stato chi ha acquisito chi ha lavorato all'inventariazione patrimoniale del bene, la persona fisica in che anno è stato inventariato e tutte quelle informazioni utili eh, a definire dati patrimoniali le troviamo raccolte in questo paragrafo UB. Segue il paragrafo eh, relativo alla soggettazione che deve restituire il contenuto eh, attraverso eh, una formalizzazione eh, asciutta, sintetica, puntuale e, e che riguarda il contenuto semantico del fondo. È evidente che trattandosi di un fondo eh, la soggettazione non potrà che essere espressa in termini piuttosto generici per grandi eh, categorie. Per argomenti centrali, diciamo così, e, ed è possibile rappresentare o un unico tema, eh, un unico concetto eh, che eh, restituisce la caratteristica semantica fondamentale, la componente semantica fondamentale, oppure esprimere più concetti eh, che possano essere tra loro eh, correlati. Quale metodologia occorre seguire per esprimere la soggettazione? Ma intanto bisogna riconoscere eh, il, il tema portante, il tema fondamentale, il tema prevalente, identificare dei concetti che lo definiscano, che definiscano esattamente il soggetto, rappresentare quei soggetti in un'unica formulazione lineare denominata stringa di soggetto pensare a come disporre i concetti all'interno della stringa secondo un ordine di citazione basato sulla loro diversa funzione logica nella definizione del soggetto stesso e, eh, la restituzione, eh, quindi bisogna sempre pensare che tali informazioni debbano poi essere restituite in fase di consultazione della banca dati e, e quindi eh, viene offerta la possibilità di accedere alla stringa di soggetto eh, mediante ciascun termine ritenuto significativo. Quindi, in, in, è previsto che eh, nelle banche dati ciascun termine eh, sia ehm, ritenuto significativo eh, delle, per la restituzione delle informazioni in fase di consultazione. Per la costruzione delle stringhe di soggetto occorre che i termini eh, da utilizzare siano controllati, normalizzati e occorre determinare l'ordine di citazione dei termini. È necessario quindi utilizzare un linguaggio di indicizzazione. Anche per la scheda FF eh, è consigliabile utilizzare il soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Qui in questa slide eh, vengono fornite una serie di eh, stringhe di soggetto eh, di vario genere. Naturalmente il fondo della Direzione Generale Antichità e Belle Arti è talmente vasto che eh, qualsiasi... Eh, Tema sia afferente ai beni archeologici, eh, quindi alle varie discipline, sia beni storico-artistici sia del paesaggio, eh, in qualche modo eh, sono rintracciabili all'interno del fondo, sono tutte categorie rintracciabili all'interno del fondo. Va espressa poi la cronologia, la quale può essere eh, generica, anzi deve essere generica e specifica. Vedete l'asterisco rosso sta ad indicare proprio questo. Quindi eh, la generica viene espressa eh, specificando eh, il secolo, frazione di, di secolo, e eh, la generica mh, puntualmente, eh, più puntualmente, appunto, l'arco cronologico eh, di tempo di formazione del fondo ehm, dandone poi motivazione nello specifico campo qual è la fonte eh, dalla quale il catalogatore rintraccia ehm, le datazioni specifiche ancora bisognerà specificare se il, ehm, il fondo ha subito interventi di restauro e quali relativi a quale parte del fondo e seguono informazioni sulla condizione giuridica e provvedimenti di tutela a cui il fondo sia stato eventualmente sottoposto ed è possibile allegare anche a questa scheda FF documentazione di varia tipologia, fotografica, documenti d'archivio o videocinematografica e così via. E ovviamente ehm, la bibliografia, eventuali mostre che siano state effettuate su parti del fondo, ehm, se il fondo è, è liberamente accessibile oppure no. E Voglio concludere questa le lezione eh, citando il censimento delle raccolte fotografiche in Italia, dove appunto eh, un progetto al quale l'ICCD ha partecipato insieme a, a Camera, che è finalizzato a censire tutte le raccolte fotografiche eh, esistenti in Italia e, e che si sta eh, via via implementando sempre più. Ed è che è consultabile al, um, all'indirizzo censimento um, delle raccolte fotografiche, eh, censimento fotografia e bene.